Non c'è storia al Bottecchia per il Teramo, 36 minuti bastano l'indemoniata capolista per trafiggere quattro volte i biancorossi, due rigori sbagliati, uno per parte da parte di Burrai e Infantino ed in mezzo un dominio incontrastato dei neroverdi. Passano infatti solo 6 minuti e la capolista trova il vantaggio, Ciurria lavora un buon pallone a destra, palla in mezzo e Zammarini porta in vantaggio i padroni di casa con una conclusione sul primo palo, gara subito in salita per i biancorossi. Al decimo, subito raddoppio Pordenone, ancora dalla destra Ciurria, altro pallone in mezzo e questa volta è Candellone che batte Pacini, tutto troppo facile per i ramarri. Al diciannovesimo è prodigioso l'intervento di Pacini sul piazzato dal limite calciato da Burrai e indirizzato all'incrocio dei pali. Al ventiduesimo Pacini deve uscire alla disperata su Candellone, Pasciuta di Ravenna, l'arbitro della gara, sul contatto assegna il calcio di rigore in favore del Pordenone. Burrai dal dischetto va centrale, Pacini col piede riesce ad evitare il 3-0. Il Teramo continua ad essere praticamente assente ed il Pordenone passa ancora al 29esimo. Burrai si riscatta dal rigore sbagliato e trova il 3-0 con un calcio di punizione dalla distanza. Nulla può stavolta Pacini. Passano altri soli 7 minuti e Candellone fa 4-0. Ancora discesa da destra, Magnaghi in sospettissimo fuorigioco mette in mezzo basso. Al centro dell'area il numero 27, nero-verde, quasi indisturbato, mette dentro. Per proteste viene ammonito Caidi, non era tra i diffidati. Al 40esimo si vede finalmente in area avversaria la squadra di Maurizi, Barison trattiene Infantino, rigore in favore del Teramo, va lo stesso Infantino sul dischetto ma Bindi para il quarto rigore consecutivo in stagione. Ritmi molto più lenti da parte di tutti nella ripresa, giocata quasi per accademia e con le squadre senza grande voglia di aggiungere altro alla gara. Si interrompe dunque bruscamente la striscia di 3 risultati utili consecutivi e 10 punti nelle ultime 4 trasferte dei biancorossi, questa volta mai in partita. Risultato e prestazione da dimenticare in fretta.